Bambini ed anziani a confronto questa mattina alla residenza per anziani Parnaso di Licata. La struttura ha ricevuto la visita degli alunni di alcune classi della scuola Don Milani che hanno preparato per l'occasione canti, balli e recite di Natale per augurare buone feste agli anziani ospiti della Parnaso. Allora, sono venute le classi seconda A e seconda B del plesso Don Milani dell'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi. Insieme alle colleghe abbiamo voluto far vivere un'esperienza bella ai nostri alunni, ecco, quella di fare la nostra recita di Natale e quindi di offrire un momento gioioso agli anziani presso questa casa di cura. Quindi abbiamo voluto veramente portare e far vivere questa esperienza ai nostri alunni, invece di fare la solita recita di Natale all'interno delle nostre scuole, ecco, offrire questo momento agli anziani. Quindi abbiamo deciso insieme alle colleghe di far trascorrere questo momento gioioso agli anziani. Ho potuto notare, grazie anche all'espressione dei miei alunni, che veramente l'hanno vissuto bene. La finalità è quella di inculcare determinati valori, il rispetto per le persone anziane, che ultimamente nella nostra società magari si va perdendo, però abbiamo voluto far vivere proprio questo momento e questa esperienza per inculcare proprio questi valori. Vogliamo ricordare chi sono le colleghe che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno preparato tutto e che stamattina sono presenti. Sì, sono presenti l'insegnante Franca Santamaria, Silvia Sazio e Melinda Vella. Vogliamo anche ringraziare il nostro capo d'istituto, il dottore Buccoleri, che ci ha dato la possibilità, ecco, di venire presso questa casa di riposo, e anche la dottoressa Pira, che ci ha dato la sua disponibilità. I bambini sono stati accolti dal direttore sanitario della Parnaso, la dottoressa Maria Pira, che con evidente emozione ha ringraziato la scuola Don Milani, il dirigente scolastico Maurizio Buccoleri, gli insegnanti e i genitori dei bambini che hanno voluto partecipare a questa iniziativa. La nostra struttura, ha tenuto a precisare la dottoressa Maria Pira, riferendosi alla residenza per anziani Parnaso, è ben lieta di accogliere queste visite perché da sempre lavoriamo per mettere a confronto bambini ed anziani, innovazione e tradizione, per mettere a confronto le esperienze di chi ha vissuto la guerra, la fame e chi oggi è inserito nella nuova società molto tecnologica. Ed è a volte la tecnologia che ci fa dimenticare le azioni più semplici, come il semplice gesto di andare a trovare il nostro nonno, un vicino di casa anziano. E stamattina i bambini hanno avuto questa possibilità, conclude la dottoressa Maria Pira. Buon divertimento a tutti. Ecco la prima.